exercising and resting we do, right? Wrong. Our skin is super hardworking, even when we sleep. What in the hell is that? Shut up. Hello! Ciao a tutti! Rabia! Ciao ragazzi! Non so da dove... Inizierei facendo un sound check, perché io qui suona bene, però voglio sapere come si sente di là. Qualcuno che mi dica, por favor, come si sente? Come si sente la chitarra? Come si sente la mia voce? Mi sentite bene? Questa era la cosa che più mi preoccupava. Allora, visto che si sente benissimo addirittura, ciao Sergio, grazie Antonella per essere qui, perfetto, sono contento che si senta benissimo. Grazie per essere qui a tutti quanti, questa è la prima volta che faccio uno streaming su YouTube, quindi sono emozionato, anche se qui sono sul divano di casa mia, come vedete ho preparato un poco di cose qui. E mentre aspettiamo che le altre persone si connettano, perché qualcuno mi ha detto come si fa, come non si fa, e siccome è la prima volta anche per me, anche io sono stato un poco, diciamo, ho dovuto prepararmi. Comunque, mentre aspettiamo tutti quanti, o comunque che altre persone si connettono, vi suonerò qualcosa. E questo è un brano di, vi suonerò un brano di Agustín Barrios, si chiama Julia Florida. Ed è un pezzo bellissimo che Agustín Barrios, chitarrista, compositore paraguayano, ha scritto per una ragazza che si chiamava Julia Florida. Thank you.
E questo era Julia Florida di Agustín Barrios. Allora, vedo ancora amici che si connettono, Antonella, Josef, Maddalena, Pelleugra, che non se oye bien, non se de donde es, Federico Priolo, grazie Federico. Grazie a tutti quanti e voglio salutare la mia famiglia, perché vedo che è presente anche la mia famiglia. E soprattutto mio papà, a cui devo il fatto di essere chitarrista. E infatti io vorrei dirvi subito due parole su questo, su questi video streaming che sto facendo, che questo è il primo, come dicevo, il primo di una serie che farò ogni domenica per 12 domeniche, forse consecutive, ma in mezzo c'è la Pasqua, quindi salteremo il calendario, ve lo darò più là. Dicevo, per dire cosa sono questi live streaming, forse farei prima a dire cosa non sono. Allora, non sono lezioni di chitarra, quindi non è assolutamente non è assolutamente una lezione online, no. Non è un tutorial. È sicuramente una maniera di divulgare la chitarra classica, ma soprattutto di divulgare la mia chitarra classica. Ecco. Quindi attraverso il racconto dei miei anni da studente, come ho iniziato a suonare la chitarra, perché, e quindi un po' tutto il percorso che ho fatto in 9 anni di conservatorio, più le lezioni private, eccetera, eccetera. Allora, io ho questa faccia da 35enne, ma in realtà ne ho 36, e fra qualche mese ne compio 37, di cui ben 30 con la chitarra tra le mani. E a volte quando le persone mi dicono 30 anni, com'è possibile? Sei così giovane? Dico, perché ho iniziato quando avevo 7 anni. E sapete come è iniziata questa avventura? E appunto avevo 7 anni e nonostante io sia nato in una famiglia di pianisti, tutti professionisti per via di mio padre, appunto mio fratello, mio padre, mio nonno, la mia bisnonna erano e sono pianisti professionisti, io in casa tutti suonavano la chitarra a livello di strimpellamento, quindi per suonare, per cantare. Io ero l'unico che non avevo mai provato, perché pensavo che essendo mancino, quindi io mangio, scrivo con la sinistra, ma suono con la destra, pensando di essere mancino, credevo che non potessi suonare. E invece mio padre disse, questo non è vero, prese una chitarra e me la mise, mi disse vai a prendere la chitarra, io sono andato a prendere la chitarra, sono tornato da lui e lui mi ha insegnato i primi accordi, che erano mi minore e mi maggiore, che sono quelli che impegnano meno le dita. All'epoca tutti mi pigliavano un po' in giro perché dicevano la chitarra è più grande di te, più alta di te, eccetera, eccetera. Va bene. Io però ho cominciato a suonare con una chitarra di dimensioni normali e fu un lungimirante mio padre quando disse anche se sei mancino suona la chitarra da destro, perché cosa succede se vai da qualche parte e non hai il tuo strumento? Non puoi suonare. E ovviamente avendo 7 anni io non sapevo neanche che si potesse suonare la chitarra di così, che potessi cambiare le corde e suonarla di così. Quindi io mi sono fidato di lui, e anche perché quando mi ha insegnato i primi accordi effettivamente ho visto che ci riuscivo e quindi ho continuato così. Poi dopo quei 2 primi accordi ho imparato il resto, ho imparato tutti gli altri accordi guardando mio fratello più grande, Chico, che posso dire che è stato il mio primo maestro, perché lui suonava quasi tutti i giorni, io ero lì con la chitarra, a copiarlo. Quando non capivo qualcosa, lui molto teneramente mi diceva guarda, metti il dito così, così e così. Avevo 7 anni, ho suonato e cantato per circa 1 anno e mezzo, perché mi piaceva molto anche cantare, e dopo un po' ho chiesto a mio padre se conoscesse un maestro di chitarra,
Io vivo in un paese piccolino che si chiama Boiano, nel Molise, però incredibile ma vero, un chitarrista c'era e c'è ancora. All'epoca insegnava in conservatorio, si chiama Adriano Oliva, a cui io sono molto grato per tutto quello che mi ha insegnato perché mi ha preparato in maniera eccellente e direi con una precisione degna di un vero maestro. Mi ha preparato poi alla lezione alla scuola del mio maestro di conservatorio, che è stato Pasqualino Garzia. Detto questo, diciamo, io racconto sempre che quando ho suonato la chitarra per la prima volta, quando ho toccato lo strumento, le corde per la prima volta, anche se avevo 7 anni, in una certa maniera immaginavo già o sognavo già di diventare bravo con la chitarra, di diventare un concertista e di girare il mondo con la chitarra. Poi ho iniziato verso quasi 9 anni, ho cominciato a fare lezioni private, ho seguito le lezioni di Adriano Oliva per un paio d'anni, poi agli 11 anni sono entrato in conservatorio. E lì nel conservatorio Garzia è stato un insegnante che mi ha subito messo sotto torchio e io ho risposto a tutti quanti i suoi, a tutte le cose che mi diceva. Ovviamente, essendo nato in una famiglia di musicisti, è stato un po', come dire, facile o forse meno complicato imparare delle cose, e anche perché contemporaneamente, soprattutto nei primi anni dei miei studi, mio padre mi ha seguito e mi ha consigliato delle cose che ancora oggi seguo come un metodo di studio, un piano di studi, eccetera, eccetera, che sono tutte cose di cui parlerò nei prossimi streaming. Ovviamente è complicatissimo, o forse impossibile, raccontarvi 30 anni di chitarra in 12 incontri qui su internet, però ho cercato di trovare una linea, diciamo, una maniera per farlo, e quindi ho scelto diversi argomenti tecnici, quindi spiegando la mia storia da studente, il mio percorso da studente, spiegherò anche un poco la tecnica chitarristica. Ma perché? Perché vorrei un po' far capire anche non solo a chi suona la chitarra, a chi la strimpella, a chi è un professionista, a chi fa concerti, a chi studia in conservatorio e anche a chi non è chitarrista, che diavolo faccio con le dita su questo.